Questa mattina alle 11.30 è iniziata ufficialmente l'era Cudini in quel di Pineto. Il trainer marchigiano ex Foggia, presentato dal presidente biancoazzurro dottor Silvio Brocco, è parso emozionato ma già pronto e carico per questa nuova avventura calcistica. La scelta Pineto è data da tante situazioni per quanto mi riguarda. In primis la volontà, come ho detto, del presidente e del direttore di credere in questo progetto, di costruire un progetto. E soprattutto di continuare a far bene quello che è stato già fatto, nel senso perché Pineto viene da un percorso positivo, in crescita, è stato fatto un buon lavoro e quindi l'obiettivo è quello di cercare di migliorare, come ha detto anche il Presidente. Sulla trattativa che ha portato alle firme di entrambi, mister e società hanno rimarcato come l'accordo sia stato trovato già nei primi incontri. C'è stata subito grossa sintonia. Sento dire che siamo andati per le lunghe, che non arrivava mai questa ufficializzazione. È stato un fatto di tempo, di situazioni personali, di impegni personali, quindi però ho percepito subito questa sensazione. Siamo andati subito sulla direzione giusta, quindi al di là del tempo che poi ha portato avanti l'ufficializzazione. È un piacere avere qui con noi un mister che già conoscevamo negli anni precedenti, si è sempre ben distinto e noi siamo onorati di averlo con noi. Speriamo di raggiungere quello che è il nostro primo obiettivo, di quello di ogni anno, cioè di cercare di fare sempre meglio rispetto all'anno precedente. E mi preme ringraziare tutti quei ragazzi che si sono adoperati, molti rimarranno, alcuni non so, seguiranno altre strade, però il fatto di essere stati con noi avranno sempre una grande gratitudine da parte mia e della società Pineto Calcio per tutto quello che hanno fatto, e quindi comprendo anche il mister Daniele Maolo e l'altro mister Roberto Beni. A fine conferenza il presidente Brocco conferma la volontà di disputare il turno di Coppa Italia a Pescara e nel contempo evita di dare consigli al collega Sebastiani sull'eventuale cessione delle quote della Pescara Calcio. Abbiamo chiesto l'inversione di campo, se alla Lega, se ci danno l'opportunità, giocheremo allo stadio Adriatico. Ah, io questo non lo so, lui non mi dice di queste cose, quindi siamo molto amici, però non si confida. No.